Raga, ho appena avviato la registrazione perché quello che è di fronte ai miei occhi è veramente scioccante. Stavo girando un po' su internet quando mi sono imbattuto in questo annuncio di Airbnb, che sarebbe praticamente un sito dove puoi affittare appartamenti, hotel, ville e tanto altro. Sicuramente vi starete chiedendo cosa c'è di così tanto strano in un annuncio del genere. Intanto leggete il nome, la villetta della morte, con queste immagini, e sotto c'è scritto villetta singola privata a Cosenza, che è praticamente la città dove abito, ma fermi, perché la cosa più assurda è praticamente sotto. Con circa 6 ospiti, 2 letti, 3 sedie ed un morto, l'host di questo appartamento, di questa villa, sapete chi è? Terrifier! Avete capito bene, ragazzi, non è uno scherzo, è il vero e proprio sito originale di Airbnb che propone questa villa, quindi questo appartamento, a solamente 1 euro a notte. Ovviamente non ho perso tempo e ho subito prenotato questa villetta per vedere effettivamente cosa c'è all'interno, anche se dalle immagini che trovate qua, ragazzi, queste dovrebbero essere più o meno le stanze all'interno. Questo è il fuori, perché tecnicamente c'è un po' di giardino. E guardate com'è fatta all'interno questa villa, ragazzi, a dir poco raccapricciante. Tra l'altro qua sotto c'è scritto host con 666 anni di esperienza, quindi 666 anni. Non perdiamo tempo e andiamo ad esplorare subito la villa di Terrifier. Non perdiamo tempo, signori. Questa strada sotto di noi dovrebbe essere quella che ci hanno dato nelle indicazioni dopo aver prenotato in questa apparente villa infestata da Terrifier. Purtroppo ve l'ho già detto prima, oggi non sono neanche riuscito a venire insieme alla Dancing Serbia Lady, quindi mi ritrovo completamente da sole. Se non sbaglio, ragazzi, dalle foto la villa dovrebbe essere proprio questa sotto di noi, dove è appena passata questa macchina che state vedendo. Eccola qua, signori. Sì, è questa. Esatto, esatto, l'avete vista dalle immagini prima. Oh mio Dio, di fronte ai nostri occhi tutta quanta completamente abbandonata. E ancora non mi spiego come sia possibile che hanno inserito una casa abbandonata all'interno di Airbnb, e tra l'altro costa pure un euro a notte, però costa. Stavo notando una cosa, ragazzi, le foto che hanno scattato a questa villa sono tecnicamente recenti, perché come vedete non c'è nessun cambiamento. Generalmente su Airbnb quando caricano le immagini sono sempre foto più vecchie, o comunque sia fanno delle modifiche. Adesso, raga, attenzione un attimo, attenzione un secondo. Non ci credo, raga, guardate. Ok, ok, calmi, 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 calmi. Questa è l'immagine di Terrifier. Ok, lo sapevo, tutta questa cosa c'entra con Terrifier. E secondo me, ragazzi, è una grande trappola da parte sua per poi fregarci e ucciderci una volta per tutte. Non preoccupatevi voi, ragazzi, noi questa volta faremo molta attenzione. E voglio tra l'altro notare se c'è magari qualche ingresso esterno. Intanto la casa è tutta quanta questa qua, ragazzi, ed è veramente molto grande, ci sembrava molto più piccola. Dalle foto all'interno non si capiva praticamente nulla, ma forse, ragazzi, abbiamo la possibilità di entrare dal retro, perché non mi ispira tanto l'entrata principale, perché non so se riuscite a vedere bene, ragazzi, ma l'entrata è praticamente un cerchio dove attorno c'è solamente vetro spaccato. Facciamo così, facciamo tornare indietro il drone, aspettiamo che si faccia un po' più buio, perché vorrei effettivamente entrarci con il buio assoluto, e vediamo cosa ci aspetta all'interno. Signori, ore 8:45 di sera, si è fatto tutto quanto completamente buio e mi sto dirigendo verso quella che è la villa che abbiamo affittato per giusto una notte. La strada la state osservando, è praticamente tutta quanta questa qua, e tecnicamente, signori, la casa dovrebbe essere questa che state vedendo di fronte ai miei occhi. Ricordiamoci come sempre una cosa: il nostro obiettivo finale è quello di far scontrare mio padre con Terrifier, quindi tutti quanti in questo momento commentate forza papà Cadiax, e nel prossimo video lo uccideremo una volta per tutte. Noi per ora non perdiamo tempo, ed eccola qua, ragazzi, la scritta autolavaggio a mano che abbiamo visto prima con il drone, dove a fianco c'è tutta quanta la villetta con le foto pubblicate su Airbnb. Questa qua, ragazzi, è quell'immagine che vi ho fatto vedere prima di Terrifier, è una cosa assurda. Ma la cosa più divertente è che tutte quante le persone ci passano ogni giorno, ma non si sono rese conto di cosa effettivamente succede all'interno di questa villa. Bene, 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 signori, ci siamo di fronte alla struttura che abbiamo prenotato. La cosa che mi chiedo però, il cancello sarà sicuramente aperto. Raga, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Il cancello è chiuso, signori. Il cancello è completamente chiuso con questo lucchetto tutto arrugginito. Ok, adesso spiegatemi come facciamo ad entrare all'interno della villa che abbiamo tra l'altro pagato e prenotato per questa notte se il cancello è tutto quanto chiuso. Non riesco a capirlo, signori. Devo essere sincero, non riesco a capire. C'è qualcosa che mi puzza sotto. Va bene, raga, non ci rimane nient'altro che scavalcare questo cancello. Di qua non è possibile perché è praticamente pienissimo di alberi. Dovremmo tecnicamente scavalcare da qua. L'unico problema potrebbero essere le altre persone affacciate dai balconi che chiamano magari i carabinieri o la polizia. Questo purtroppo non ci posso fare nulla. Vado, raga, vado, vado, vado. Mio Dio, ok. Forza, 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 forza. Sto scavalcando, signori.
Sto scavalcando. Oh mio Dio. Pericolosissimo, ragazzi. Mi raccomando, non fate questa cosa che ho appena fatto perché è rischiosissima. E signori, oh mio Dio, siamo all'interno della proprietà villa che abbiamo prenotato per una notte. Ora, tipicamente, quando uno prenota un hotel, un appartamento o comunque sia una villa, c'è sempre qualcuno che la introduce, dà delle chiavi, dà delle spiegazioni. Qua, ragazzi, non abbiamo praticamente nulla. E per farvi capire, questo è quello che c'è per terra. Tutto completamente distrutto, signori. Questa è l'entrata che state vedendo. Abbiamo... No, raga, no, 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 no. Non mi piace per nulla, signori. Questa situazione non mi piace assolutissimamente. Vi rendete conto che abbiamo solamente un cerchio così di vetro per riuscire ad entrare? Vediamo se la porta è aperta. Signori, pure la porta è chiusa. Pure la porta è chiusa. Ok, non ci rimane nient'altro che effettivamente entrare qua dentro. Signori, ok, ci sono. Ci sono, porca miseria. Devo stare super attento al vetro. Oddio, oddio. Ok. Oh, mamma mia, siamo dentro la villa abbandonata che abbiamo prenotato. Voglio che tutti quanti voi in questo momento schiacciate sul tasto rosso iscriviti. Buonasera, c'è qualcuno all'interno? C'è nessuno, ragazzi. Ok, questo è un letto completamente distrutto. C'è un sacco di polvere che esce. Qua c'è addirittura un forno, là c'è un divano, una televisione. E di là probabilmente la casa continua. Buonasera, ripeto, c'è qualcuno all'interno, sono venuto in pace. Sono il coinquilino che ha prenotato per rimanere tutta quanta questa notte qua. Se c'è qualcuno, un host, un manager, potete gentilmente uscire fuori. Vorrei capire se c'è qualcuno all'interno. Sì, non risponde nessuno, non risponde nessuno, non c'è nessuno dentro casa. Cioè, è proprio vero che non c'è nessuno dentro casa. Adesso facciamo così, con molta attenzione, cerchiamo di andare verso l'altra parte della casa. Oh mio Dio, che schifo, ragazzi. È pieno di cibo, spazzatura. C'è una puzza micidiale. Io dovrei mettermi forse la felpa così, perché non si respira proprio dalla puzza che c'è, ragazzi. Non vi rendete conto. Abbiamo un letto qua, un altro qua. E quello dovrebbe essere un divano letto. Infatti, se vedete, è praticamente aperto. E sicuramente qualcuno ci dorme. E adesso vorrei procedere per vedere qua come continua la casa. C'è, ragazzi, questo è un bagno. Dovrebbe essere... Oh mio Dio, ragazzi, c'è questo bagno, ma è chiusa. Cioè, spiegatemi un secondo, ragazzi, la casa praticamente qua finisce. C'è un piccolo problema. Io ho visto anche nelle foto che c'era completamente un'altra parte della casa. Ora spiegatemi, dove caspita è finita quell'altra parte della casa? Mi state dicendo che io dovrò rimanere tutta quanta la notte all'interno di questa semplice camera? Oh no, oh porca miseria, ragazzi, oh porca miseria! Io sapevo che non dovevo fidarmi dell'annuncio e dell'articolo che ho trovato online. Terrifier, se sei qua dentro, gentilmente, esci fuori! Io tra l'altro non so dove mettere i piedi, non so veramente dove mettere i piedi. Terrifier, se mi senti, esci fuori, gentilmente! Facciamo così, ragazzi, dato che ora siamo all'interno, vediamo se la porta da dentro si apre, ma niente, non si apre. Qua ci sono degli interruttori, provo a cliccare. Questo non funziona, questo neanche, quindi elettricità pari a zero, televisione ovviamente tutta quanta distrutta, rotta. Dentro questi mobili vorrei pure controllare cosa c'è all'interno, ma ho paura, ragazzi, che esca qualcosa di veramente pericoloso. Qua non c'è nulla, là sotto neanche a dirlo, è praticamente impossibile andarci perché è pieno di spazzatura, super sporco e c'è pochissimo spazio. Ma là sotto noto qualcosa di particolare. Forse dentro quel mobile potrebbe esserci qualcosa. Io comunque non capisco cosa c'entri tutta quanta questa struttura con Terrifier. Se il proprietario di questo appartamento è Terrifier, perché non è qua che ci accoglie, o comunque sia che mi fa un jumpscare, o comunque sia anche che, non lo so, si presenta in qualche modo, mi lascia un messaggio, nulla di nulla. Sapete che vi dico, ragazzi, torniamocene a casa, perché questa struttura... Oddio, lo sentite? Lo senti? Chi c'è? Chi c'è là dentro? C'è qualcuno? Ragazzi, no, 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 no. Non mi ispira per nulla, ragazzi. Questa situazione non mi ispira per nulla. Ok, la migliore cosa è scapparcene il prima possibile. Oh mio Dio, no, no, no. Terrifier, sei tu? Ragazzi, c'è qualcuno là dentro. C'è qualcuno là dentro, 100%. Terrifier, sei tu? Prendi coraggio ed esci fuori, perché sono venuto solo e esclusivamente per te. Sappi però che in questi giorni mio padre ritornerà, ti affronterà e ti ucciderà una volta per tutte. Quindi se adesso hai coraggio, esci fuori. Non esce, ragazzi, non esce. 100% nel bagno c'è qualcuno. Mio Dio, che sapete che vi dico? Prendiamo e ce ne andiamo via il prima possibile. Andiamocene. Oddio, oddio, è lui! Terrifier!
È lui, ragazzi, è lui! Ti ho visto, Terrify, puoi uscire fuori tranquillamente! Esci fuori! Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, è lui, Terrify! No! Ho un piede di porco in mano! Devo allontanarmi, devo avvicinarmi all'uscita. Fermo un attimo, Terrify! Sono venuto fin qua. Possiamo parlare civilmente. Non ho portato nessun'arma, sono completamente da solo, quindi ti sto chiedendo di parlare. Ho visto l'annuncio che mi hai mandato. Ammetti che era tutto quanto un piano per farmi venire qua, per intrappolare... Ok, ragazzi, era un piano. Era un piano da parte sua, lo sapevo! Terrifier, spiegami una volta per tutte cosa vuoi da me? Perché proprio me? Perché in particolare Kadex e non qualche altro youtuber? Che stai dicendo? Ha detto tipo non lo so. Ok, quell'espressione era tipo non lo so. Stai fermo là. Potremmo rimandare questo scontro ad un altro giorno. Perché c'è mio padre, ragazzi. Tu morirai oggi. No. Oh mio Dio, devi far calmo. Oh, calmo, ti prego, fermo. Ok, lo ammetto. In questo momento sei in vantaggio tu. Non ho nessun'arma. Non ho nessuno che mi possa aiutare. E tu hai un piede di porco in mano. So che ti piace far fuori le persone, ti piace il sangue, ti piace fare cose atroci. Ma se hai il coraggio e sei veramente un mostro come ti definisci di essere, fisseremo un appuntamento e uno scontro insieme a mio padre. Che sta facendo, ragazzi? È d'accordo, sei d'accordo? Ok, allora fatemi pensare a un giorno in cui ci potrebbe essere anche mio padre per farlo fuori questo pazzo psicopatico. Potremmo fare... oggi è martedì e potremmo rimanere a... venerdì! Ci stai venerdì per l'incontro con mio padre? Mi sta dando la mano. Guardatelo, guardate la faccia, ragazzi. Ok. Oh mio Dio. Ok, ciao Terrifier. È stato un piacere. Lui praticamente abita qua, ragazzi. Via, forza, dobbiamo andarcene. E dobbiamo anche stare attenti al vetro. Porca miseria. Ok. Ok, signori, ci sono. Sto uscendo fuori, let's go. Sono completamente fuori. Forza, via, andiamocene, signori. Il prima possibile. Non voglio più avere nulla a che fare con questo Terrifier fin quando non lo scontrerò insieme a mio padre. Averlo visto così in vicinanza è stato veramente raccapricciante. Fidatemi, ragazzi, questo qua non è un personaggio che sta bene psicologicamente. È un pazzo. Se avete visto il nuovo film Terrifier 3 al cinema, sicuramente avrete notato quanto è macabro, pericoloso e specialmente psicopatico.